Ok, ho chiuso tutta questa parte. Adesso devo fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a lavorare il primo gruppo di maglie alte chiuse assieme qui, quindi 1, 2 e 3. Dopodiché chiudo tutte assieme, una catenella faccio. E entro in quella successiva, quella dietro, e faccio una maglia bassissima, faccio ancora una catenella e rientro nel foro e vado a fare il secondo gruppo. Così anche questa parte è terminata col tredicesimo giro. Adesso chiaramente dobbiamo lavorare singolarmente questa parte fino all'inizio del lavoro che è qua. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare tranquillamente le mie 5 catenelle e lavoro solo da una parte, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nel primo foro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vado a fare la maglia bassa. Vedete che sto lavorando solo da una parte. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Ho sbagliato, 7 ne devo fare, scusate. Qua ne ho fatte 7, qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, scusate, mi sono distratta, stavo già pensando a quello che devo fare dopo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Allora. Sì. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa qui dentro nel foro e siamo arrivati all'inizio del giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vado a fare una maglia bassissima nella maglia qua iniziale. E così abbiamo finito il nostro giro, abbiamo, diciamo, abbiamo cucito, diciamo, il nostro lavoro. Quindi abbiamo lasciato aperto qui e abbiamo lasciato aperto qua. Adesso, allora, possiamo fare due cose. Allora, innanzitutto io direi, visto che abbiamo già il filo qua, di continuare questo giro per la lunghezza del nostro lavoro. Cioè, allora, noi abbiamo detto che qui è il nostro, sarebbe il nostro torace. Quindi, questa larghezza sarebbe il nostro torace. E questo sotto praticamente è la vita. Noi adesso dobbiamo andare a continuare a fare questo giro in tondo, che sarebbe questa apertura, quindi noi possiamo andare avanti a fare catenelle per tutto il giro così, lavorando in cerchio, per la lunghezza che noi vogliamo. Se noi siamo qua, possiamo allungare la nostra maglietta andando avanti a lavorare in tondo. Quindi, e dopo andremo a mettere qui le spalline. Quindi prima andiamo a fare questo e poi dopo io vi dirò quanti giri ho fatto lavorando praticamente semplicemente facendo in questa maniera. Facciamo sempre 7 catenelle in questo caso. Cammino all'interno e vado a fare innanzitutto una maglia bassa al centro e poi faccio una, due, tre, 4, 5, 6, 7, maglia bassa, 1, 2,
5, 6, 7. Maglia bassa. Vi faccio vedere in fretta, così vi faccio vedere che comunque andrò a lavorare in cerchio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo a fare la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E andiamo a fare una maglia bassa qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua io direi di lavorare solo per questo giro, perché è il primo giro, che magari di non fare sia qui che qua, perché sennò altrimenti diventa troppo largo il sotto confronto al sopra. Quindi io questo lo salterei e andrei a lavorarlo qua, la mia maglia bassa. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado a lavorare. Quindi per tutto il giro vado a fare questa cosa. Quando arrivate dalla parte dove c'è l'altra chiusura, fate la stessa cosa, uno lo saltate, l'altro lo lavorate e andate a fare avanti i giri per la lunghezza che voi volete della vostra maglia. Ok, allora volevo farvi vedere quanti giri ho fatto io dopo che abbiamo fatto il 13° giro e abbiamo chiuso il nostro lavoro. Allora, il primo che io ho fatto è questo, quindi allora, anzi, questo qui. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi ho fatto 12 giri di catenelle, sempre 7 maglia bassa, 7 maglia bassa, così. Adesso l'ultimo giro, io ho chiuso il mio lavoro. Chiaramente con una maglia bassissima, quando sono arrivata alla lunghezza da me desiderata. Quindi voi potete andare avanti o potete fermarvi prima, farla più corta, più lunga, decidete voi. Io in questo caso l'ho fatta così. Adesso ho fatto la maglia bassissima, quindi entro nel primo foro e vado a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, vado a fare la seconda, vado a fare la terza, vado a fare la quarta e poi faccio una mezza maglia alta e una maglia bassa. Quindi vado a ripetere praticamente questo lavoro per tutto il giro, quindi ripetiamo insieme: maglia bassa, mezza maglia alta, 4 maglie alte, quindi una, vado a fare la seconda, vado a fare la terza e vado a fare la quarta, mezza maglia alta e una maglia bassa. Ripetiamo questo per tutto il giro. Naturalmente vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Dopodiché potete tagliare il filo e andare a nascondere tutti i fili. Vedete, così questo rimane il bordino sotto, che è molto molto carino. Ok, adesso dalla parte alta invece del nostro lavoro, io ho deciso di andare leggermente a stringere perché mi sembra troppo largo sotto, praticamente il passaggio sotto le ascelle. Quindi vado a fare in questa maniera. E aggancio il filo in uno dei fori, un foro qualsiasi va benissimo. E praticamente, vabbè, faccio una catenella e poi vado a fare
4 maglie basse, quindi una, due, tre e quattro. Poi passo al foro successivo e vado a fare altre 4 maglie basse. E vado a fare tutto il giro in questa maniera. Voi, se non dovete stringerla, potete fare semplicemente maglie basse per il numero di catenelle che avete nel foro, altrimenti potete anche lasciarlo in questa maniera. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale, chiaramente, nella prima maglia bassa, scusate, iniziale. Adesso io voglio fare ancora un altro giro di maglie basse, per dare un po' più di sostegno alle catenelle e al mio lavoro, perché altrimenti rimane troppo morbido a mio parere. Quindi io preferisco andare a fare un altro giro di maglie basse. Quindi voi chiaramente potete farlo o non farlo, ma io personalmente penso che sia meglio dargli un altro giro almeno, uno o due giri. Ancora, dipende da voi come preferite. Comunque io penso che forse ne faccio ancora un altro, quindi ne farò tre in totale. Ok, adesso io l'ho indossato e ho calcolato più o meno dove andare a mettere le mie bretelline. Chiaramente anche voi dovrete fare la stessa cosa, perché magari non avete la mia stessa taglia e quindi non va bene quello che andate a fare. Quindi è meglio, vi consiglio comunque di andare a controllare una volta indossato dove andare a inserire le bretelline. Comunque io vi dico, allora qui dove c'è la pigna, calcolo questo foro centrale, non lo calcolo, però lo tengo presente. Partendo dal foro centrale conto 1, 2, 3, 4, 4 fori. Quando sono nel quarto foro, calcolo questa, chiamiamola maglia alta, ma non lo è. Questa maglia alta come parte centrale della mia bretellina. Quindi questa maglia alta corrisponderà a una catenella. Poi conto quindi una, che è quella centrale, conto 1 e 2 e metto il segnapunti nella seconda. Poi conto di qua una catenella, cioè una maglia, nella seconda vado a mettere l'altra. La stessa cosa farò dall'altra parte, quindi abbiamo detto che sono 1, 2, 3, 4 fori, questo non si calcola, 1, 2, 3, 4 e in questo caso poi andrò a fare la stessa cosa calcolando questa bretella. Poi quando avrò costruito le due bretelline le andrò nello stesso punto dietro, andrò praticamente a cucirlo, a chiuderla. Quindi io cosa faccio adesso? Tolgo la mia bretella, il mio segnapunti, entro praticamente nel punto che è questo che ho chiuso. Abbiamo detto che questa è la maglia centrale 1 2, quindi devo fare una maglia bassissima in questa da dove mi trovo io e poi entro praticamente in questa, faccio una maglia bassa, una bassissima, scusate. Dopodiché faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e questa sarà no, scusate, non faccio maglia bassa, faccio una catenella, due catenelle, tre catenelle e poi vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta. Ok, quindi queste sono due maglie alte. Poi faccio una, due catenelle di separazione. Passo una maglia di base, quindi questa la passo, vado in quell'altra e faccio una maglia alta e nella seguente vado a fare una seconda maglia alta. Giro il lavoro, una, due, tre, giro il lavoro e vado a fare altre due catenelle di separazione, dopodiché, ah no, scusate, oh, sto cannando tutto adesso. Faccio solo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta iniziale. Vado a lavorare la mia seconda maglia alta. Una, due,
poi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Scusate, ma lo sto facendo insieme a voi per la prima volta e quindi e me lo sto inventando, quindi posso anche sbagliare. E in questo caso vado nella terza catenella iniziale e vado a fare la seconda maglia alta. È simile a un altro che ho appena lavorato, di un'altra maglia che vedrete presto, però mi è piaciuto questo tipo di bretellina e quindi la rifaccio anche per questo lavoro. Nell'altro io ho lavorato questo per, dunque, adesso lo scriviamo per chi non potrebbe non capire. Allora, questa cosa io la ripeto 1, 2, quindi questa 1, 2, fino ad arrivare alla 27esima volta, quindi per 27 volte. Dopodiché andrò a cucirlo dietro. Poi ripeto la stessa cosa dall'altra parte. Ok, quindi abbiamo detto che abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 27. Adesso ho chiuso il lavoro, ho tenuto un po' di filo per andarla a cucire dall'altra parte. Qui ho preso già la mia misura dell'altra parte, che anche voi dovrete fare la stessa cosa. Questo è il punto che deve andare, che combacia con questo, quindi vado e lo vado a prenderlo solo per metà. Dall'interno, da sotto, vado a prenderlo per metà. Vediamo se riesco a mettere a fuoco meglio. Ecco, così dovrebbe essere meglio. Quindi entro per metà nel primo punto e tiro il mio filo. Solo in questo caso vado a prendere il filo due volte perché rientro praticamente qui per assicurarmi bene il lavoro. Quindi rientro nel foro centrale di questo e anche dell'altro, in modo da tirare bene e assicurarmi bene il lavoro. Adesso cosa faccio? Entro per metà da questa parte e per metà nel punto successivo della parte opposta e tiro. Adesso entro nella catenella successiva, sempre per metà, e poi vado nella maglia per metà successiva. Quindi prendo solo le parti esterne, cioè interne delle due parti, entro e tiro il filo e vado praticamente a cucirlo in questa maniera. Adesso rientro nella successiva, sempre a metà del punto, e vado a prendere da sotto la metà del punto dall'altra parte. Quindi in questa maniera e tiro. Prendo il prossimo punto successivo per metà. E poi vado a prendere il punto dall'altra parte, sempre per metà in questa maniera, e poi tiro. Così vado a fare anche l'ultimo punto, quindi entro in questo punto e poi entro, in questo caso è una catenella perché è la terza catenella dell'inizio giro, entro nella catenella e tiro. Dopodiché non faccio altro che rientrare per chiudere bene e assicurarmi bene il lavoro, girare. E andare a nascondere e ad assicurarmi il lavoro dietro. Quindi vado a cucirlo e a nasconderlo bene dietro tra le maglie. Una volta che poi l'avete nascosto bene, siete sicuri che non può disfarsi più il lavoro, andate e tagliate. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Una volta che avete nascosto tutti i fili, il lavoro è finito. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Un grosso bacio e al prossimo tutorial. Ciao!